Di un piano operativo nazionale che lascio illustrare alla nostra dirigente, la preside Vilma Baraccani, perché è stato ideato come un progetto relativo alla scuola Marconi di Castelfranco Emilia. Dopo il progetto è stato messo a bando, sono stati richiesti degli esperti e dei tutor. Io ero l'esperto, mentre il professor Miceli era il tutor del corso, che è avvenuto nelle ore del pomeriggio, quindi come corso extrascolastico. Il progetto nasce dall'idea di un compito di realtà diffuso, su idea della dirigente e poi su applicazione concreta insieme ai ragazzi. Quindi è un compito di realtà che vede nel digitale un supporto alla didattica, ecco, nient'altro. Quindi diciamo che la chiave innovativa è stata la continuità dell'uso degli strumenti digitali nel portare avanti il lavoro, che era una narrazione esperienziale fondamentalmente, nient'altro. È un modulo, passione impresa, storytelling, passione impresa, è un modulo di 30 ore all'interno del PON sulla dispersione scolastica, il contrasto e il sostegno appunto all'inclusione e al disagio. E io ho pensato a un modulo rivolto ai ragazzini delle scuole secondarie di primo grado con una valenza fortemente orientativa, che potesse attraverso appunto una conoscenza, un'indagine, un'esperienza diretta, poi facilitare nel prossimo anno, in terza media, la scelta dell'istituto superiore. Avvicinare i contenuti con una metodologia più vicina alla loro realtà quotidiana, che poi è quella tecnologica, e anche imparare ad utilizzare questi strumenti in un modo razionale, e quindi a scuola, nel modo giusto, ci sembrava la soluzione migliore. I ragazzi hanno preparato delle interviste per queste aziende o ingegneri che sono venuti qui a scuola per essere intervistati. Come report della situazione hanno poi utilizzato altri strumenti di documentazione, come ad esempio Google Presentazioni, Google Doc, il pacchetto G Suite, perché era quello che si spendeva meglio nella didattica a scuola. E hanno imparato ad usare anche altri strumenti per documentare, come ad esempio applicazioni come Quick, come Movie Maker, perché hanno creato dei video. Hanno imparato quindi a documentare il percorso fatto. Per noi docenti non è stato un carico di lavoro pesante, anche perché essendo una sola volta alla settimana, i ragazzi poi erano anche abituati a tornare a scuola di pomeriggio, perché in questo istituto ci sono molte attività che si fanno il pomeriggio. Diciamo che mi ha aiutato perché mi ha fatto scoprire altre, diciamo, aziende del nostro territorio che magari prima non conoscevo e che adesso magari posso dire di avere un bagaglio culturale un po' più grande. Mi ha dato anche delle nuove prospettive, diciamo. Io non ho ancora scelto le scuole superiori, però penso che questo PON mi aiuterà molto in futuro a scegliere sia la scuola che il lavoro. Mi è piaciuto il modo in cui si è svolto il PON e i dispositivi che abbiamo usato per svolgere l'attività, i viaggi di istruzione e i lavori di gruppo. Mi sono piaciute molto le altre attività all'interno che abbiamo fatto a scuola con i computer e i vari programmi.